Ciao ragazze, allora avevo già girato il video, ma quando sono andata in post-produzione, quindi a montare video, mi sono accorta che avevo dimenticato di accendere il microfono, quindi ho parlato per 30 minuti senza motivo. Avevo fatto un mi preparo con voi perché appunto essendo lunedì avrei dovuto pubblicare un video tutorial, quindi avevo pensato, dato che domenica avrei dovuto fare la live che non ho potuto fare perché non stavo bene, quindi ieri, infatti oggi ancora sono abbastanza malaticcia, sono qui con la sciarpa e il cappotto, quindi praticamente quel video è andato perso. Perché non ho registrato l'audio, quindi praticamente ci sono io che parlo, ma non si sente nulla. Per cui adesso sono un po' in ritardo, non ce la faccio a registrare il video, ma avevo realizzato questo trucco semplicissimo appunto perché non avevo tantissima voglia di truccarmi, dato che non sto benissimo, quindi volevo giusto realizzare un trucco velocissimo, dato che andremo tra poco a un compleanno. Quindi niente di particolare, però ora volevo prepararmi con voi, ma a quanto pare mi sono preparata da sola. Nel video niente, volevo anche un po' dirvi le mie impressioni sull'evento che c'è stato venerdì dalla Sephora a Bari ed è stato un evento pazzesco. Mi spiace perché c'è stata un po' di, tra virgolette, forse malorganizzazione, ma forse più da parte di bodyguard che non hanno saputo, tra virgolette, gestire bene il tutto, ci mettevano troppa fretta. Io capisco che effettivamente quando c'è tanta gente, per poter un po' tenere contenti tutti, ci vuole un po' più di velocità, ecco, però l'arroganza forse, o almeno a me mi ha irritato un pochettino questa cosina qua, diciamo che specialmente un bodyguard in particolare l'ho odiato da morire perché era troppo arrogante. Tra l'altro mi ha anche distrutto quasi una gamba, quindi grazie. Per quanto riguarda l'evento, che dire, io sono strafelice, non mi aspettavo davvero tutte voi che siete venuti a trovarmi, davvero è stata un'emozione unica. È stato bello vedervi emozionate, emozionarci insieme, abbracciarci, farci le foto, cosa che magari. No, cosa che non posso fare facendo video, perché ovviamente voi vedete me, ma io non vedo voi, tranne quando appunto vi rispondo ai commenti, ma ovviamente non è assolutamente la stessa cosa. Oddio, non so che dire perché davvero sono delle emozioni talmente forti che è difficile da spiegare, da descrivere in parole, ecco, da tramutare in parole. Dopo questo mio piccola intro vedrete appunto alcuni spezzoni dell'evento. Io ovviamente avevo voluto avrei voluto ah io volevo calma tipo Mela non sei più all'evento. Io durante l'evento avrei voluto fare un vlog, ma sinceramente una volta che è iniziato, che ero lì, non ce l'ho fatta. Volevo proprio dedicarmi totalmente al 100% a voi, a godermi ogni attimo, ogni secondo, quindi non volevo avere questa videocamera in mano che per riprendere, anche se un po' mi dispiace, magari sarebbe stato carino. Però grazie al mio ragazzo che si è gentilmente offerto di fare qualche ripresa o qualcosina da farvi vedere, perché alcuni di voi me l'avevano chiesto, dato che non potevano venire all'evento, di riprendere qualcosa, quindi diciamo lui è riuscito un po' a riprendere alcuni attimi dell'evento che vedrete subito dopo. Io l'unica cosa che ho fatto durante l'evento e che ci tenevo tantissimo è quella di scattare, oltre col vostro telefono e col fotografo, con il mio telefono delle foto con voi, proprio perché volevo delle foto mie con voi, foto che troverete tutte poi alla fine del video, e troverete, ci sono anche le foto scattate da Sephora sul scusate, devo respirare. Ci sono anche le foto scattate da Sephora, come dicevo, sulla loro pagina Facebook. Oltre a parlarvi appunto dell'evento, ci tenevo tantissimo a spezzare una lancia in favore di Onorina Andrea. Premetto che io ero una tra quelle persone, distruggo tutto, una tra quelle persone che non, cioè, ho parlato tutto il tempo con il rossetto sui denti. Cioè, questo video è un disastro. Scusate, ma fa niente. Dicevo che ci tengo tantissimo a spezzare una lancia in favore di Andrea e Norina, perché io ero tra quelle persone che
che non avevano molta simpatia per loro, diciamo, non nutrivo una forte simpatia nei loro confronti per cose che erano successe in passato e per come, diciamo, lei si era posta sempre durante gli eventi che c'erano con altre blogger, diciamo che stava sempre un po' in disparte, così, cose che comunque non mi avevano fatto avere di lei una buona, diciamo, una buona idea, una grande simpatia nei suoi confronti. Infatti poi quando c'è stato questo evento e ho visto che c'era anche lei, ero un po', non spaventata, però un po', non so nemmeno descrivere il termine, però diciamo che avevo paura che non ci fosse occasione, modo di poter, diciamo, vivere l'evento insieme, tutte e tre insieme, in maniera tranquilla. Ecco, invece mi sono ricreduta al 100%, perché abbiamo passato una giornata bellissima, siamo state tutti insieme, ci siamo divertiti troppo, risate, chiacchiere, anzi ho scoperto di avere anche tante piccole cose in comune con lei. È davvero stato molto molto bello. Mi dispiace ora dall'altra parte, cioè vedendo le cose con più chiarezza, mi dispiace leggere a tutti i commenti anche sotto il vlog, sotto le foto, tipo sotto la foto di Daniela che c'era anche lei, ora mi disiscrivo, o perché ti stai facendo la foto con un'orina. Mi dispiace che non riesca a trasparire questa cosa che non vedevo nemmeno io, cioè nemmeno io riuscivo a vedere questa cosa di lei. Forse perché comunque è una persona molto timida, però una volta che ci parli, ci hai a che fare, è davvero una persona splendida. Sono rimasta colpitissima e anche di Andrea è troppo simpatico, davvero super super contenta di aver cambiato idea su di loro e spero di avere un'altra occasione per passare anche così tra di noi una giornata insieme. E niente ragazzi, io non parlo più, vi lascio al video dove ci sono tutti i nostri abbracci, tutte le nostre foto. Sono appunto, vi ripeto, piccoli spezzoni, non di tutto l'evento, quindi mi dispiace se qualcuno di voi non c'è all'interno del video, perché appunto il mio ragazzo è riuscito a riprendere solo quel poco che, diciamo, appunto è riuscito a riprendere, quindi non me ne volete se non ci siete, non voglio appunto escludervi, era solo perché, ripeto, siamo riusciti a riprendere solo quello. E niente, io ci tengo tantissimo a ringraziare tutte le ragazze che sono venute e soprattutto a ringraziare tutte voi, a prescindere che siate venute all'evento, perché se sono arrivata fino a qui è solo grazie a voi, davvero non finirò mai, ma dico mai, di dirvi grazie. Quindi davvero grazie di cuore e niente, vi lascio il video e ci vediamo mercoledì con la video review. Ciao!